No, ma te non mungiate, guarda, inquadra solo avanti, non diventa male. E adesso la parte finale di questo nostro piccolo viaggio dentro la vecchia Cavallerizzo. Dicevamo che qua c'è la regia, mi inquadra la parte alta del paese, sì, che è rimasta dove era. Qui c'era il posto dove facevano le feste, la festa di San Giorgio. Questa è la chiesa, sul fianco, e questa è la piazza, ecco qua che si vede il paese in alto. Le case sono tutte intatte, come potete vedere, c'è questo carico un po' ostile. Qui c'è un altro veicolo. Questa è la piazza che è stata da poco rimessa a nuovo. E qua possiamo vedere la piazza, la chiesa, che praticamente qui è la chiesa, questa la puoi inquadrare, è la chiesa di San Giorgio Martire, che è rimasta intatta. Qui venivano, ci sono foto di repertorio in mio possesso, di quando si faceva la festa. E negli anni 60 vennero quei cantanti del calibro di Orietta Berti, Rita Pavone, ci fu Anna Oxa negli anni 80, ci fu Adriano Pappalardo, i New Trolls, Le Orme, i migliori gruppi italiani venivano qui a Cavallerizzo a fare praticamente le loro feste, a suonare quando c'era la festa patronale di San Giorgio, che era ed è tuttora il santo protettore di Cavallerizzo. Lì c'era la vecchia pizzeria di Tonino, dove andavamo lì sotto, molti personaggi anche di Mongrassano, compreso il nostro amico Lecce, andava lì a fare serate turche a base di vino e pizze. Poi successivamente la pizzeria fu spostata qui, guarda, la pizzeria fu spostata qui, e dopo l'evento, praticamente quando l'Aderizio cadde, o perlomeno la strada cadde, qui non rimase più niente. E adesso quella pizzeria si trova a Sardano, che è il farsi dietro la nostra. Qui vediamo il vecchio alimentare di Milicchio e quindi adesso possiamo tornare verso Mongrassano praticamente. Questa è la strada che ci porta fuori da Cavallerizzo, che comunque qui c'erano dei vecchi insediamenti artigianali, un'officina, dei piccoli depositi che sono rimasti così, come erano allora, con le loro abitazioni e tutto il resto. Ecco, questo è il primo cancello che una volta era chiuso e adesso rimane aperto per permettere l'accesso a Cavallerizzo. Quindi poi faremo anche un filmino nella nuova Cavallerizzo, ma oggi abbiamo potuto documentare questo vecchio paese a cui siamo tanto legati, perché qui ci sono tanti dei nostri ricordi. Lì si vede Mongrassano, se potete inquadrare bene visto da qua. Adesso si vedrà meglio quando saliamo. Si vede il paese dell'abitato di Mongrassano che sovrasta Cavallerizzo. Qui si veniva a fare le passeggiate anche d'estate. C'era un'aria bella fresca, si poteva passeggiare tranquillamente. Adesso tra poco chiudiamo con una panoramica di quel poco di Mongrassano che si vede.